Il titolo del programma di oggi è L'ognosticismo e l'evoluzione. Quasi tutti sono al corrente della parola evoluzione, ma cos'è l'ognosticismo? La Bibbia ne parla? Dovremmo preoccuparcene? L'ospite di oggi è qui per spiegarcelo a Creazione nel XXI secolo. Chiamate tutte le persone che conoscete e fate loro sapere di sintonizzarsi sulla TCI, dove ogni settimana, allo stesso orario, verrà mandato in onda un nuovissimo episodio che parla di scienza e di Bibbia. E se avete perso qualche programma, potete trovare questi episodi su itbn.org in inglese. Aggiungete il collegamento a un segnalibro e condividetelo con i vostri amici in Facebook o nella lista delle persone email. Oggi incoraggiate qualcuno. Ora, prima di conoscere l'ospite di oggi, che condividerà con noi delle cose interessanti, vorrei condividere con voi l'episodio della settimana de I cieli dichiarano riguardo a le biciclette, motociclette e macchine. Ok, so che cosa pensate. Cosa c'entrano le biciclette, le motociclette e le macchine con la creazione? E se vi dicessi che ci metto anche un monociclo, vi renderebbe chiaro il concetto? Probabilmente no. Credo però che se queste cose vengono usate come un'analogia, ci potranno insegnare molto su come vengono fatte le conclusioni quando non abbiamo tutti i dati certi. Guardiamolo insieme. Diamo uno sguardo al processo evolutivo, dal semplice al complesso, con esempi utilizzati ai giorni nostri. Il processo evolutivo semplice di una bicicletta, una macchina e un motociclo potrebbero apparirci così, se li osserviamo da un punto di vista evoluzionista. La bicicletta si evolve da un monociclo. Poi abbiamo la motocicletta. Poi due ruote si evolvono in quattro e nasce così una macchina moderna. Pensando in questo modo, senza conoscere la storia che c'è dietro, questo procedimento appare come una teoria ragionevole. In realtà il monociclo sarebbe arrivato dopo la bicicletta e l'automobile sarebbe stata creata prima della motocicletta. È anche importante notare il fatto che ciascuno di questi veicoli vengono superati se paragonati alla complessità di ogni creatura vivente. Eppure nessuno ha esitato nell'ammettere che ci siano voluti dei team di esperti del settore per poter progettare questi veicoli da trasporto. Solo perché qualcosa sembra andare bene in un'illustrazione, questo non lo rende un fatto certo. Eppure, molte volte gli evoluzionisti usano nient'altro che una vivida immaginazione per illustrare il percorso evolutivo che da un pesce arriva fino all'essere umano attraverso una trasformazione graduale avvenuta in milioni e milioni di anni. Quello che sembra una conclusione ragionevole per molti è una conclusione che viene rifiutata da quelli che conoscono la storia. Abbiamo il percorso storico dell'origine dell'essere umano e questo non inizia con una massa di poltiglia. Qui è David Reeves e veramente i cieli dichiarano la gloria di Dio. Così, come abbiamo visto, senza conoscere tutti i dati certi, possiamo arrivare facilmente a una conclusione errata riguardo alla formazione di un'automobile. E lo stesso vale per le teorie non comprovate dell'evoluzione. Una cospicua parte di informazioni è stata interpretata in modo errato e usata per appoggiare un punto di vista naturalistico. La Bibbia, nello specifico, definisce la filosofia un vano inganno. Dobbiamo essere molto prudenti. Ora, l'antica filosofia gnostica sembra correlarsi alla filosofia moderna dei nostri tempi. Qualcosa di cui le scritture ci avvertono di essere consapevoli. Quando facciamo riferimento alle testimonianze bibliche, possiamo notare il motivo per cui la storia della Bibbia sia così importante nell'affrontare le filosofie antiche che hanno invaso il nostro mondo attuale. Perciò oggi ho invitato Steve M., è direttore del Ministero Internazionale di Risposte alla Genesi. Ha un master in teologia della Southern Baptist ed è anche impegnato come famoso oratore. Steve è anche autore di materiali didattici che includono articoli, libri ed ha anche una formazione relativa agli argomenti di apologetica della creazione, autorità biblica e evangelo. Perciò restate con noi per dare il benvenuto al mio amico e ospite speciale di questo episodio, Steve M. Ciao, benvenuto David. Nel programma, Steve. Grazie. Sono molto contento. Grazie che sei venuto. Hai viaggiato in aereo dal Kentucky? Sì. È il luogo da dove fai dei viaggi per tutto il mondo per andare a parlare di questi argomenti, giusto? Ma l'organizzazione madre di Risposte alla Genesi... Certo, sì. Ci puoi spiegare un po' di questo? Beh, Risposte alla Genesi è un'organizzazione fantastica che esiste per aiutare la Chiesa. E questo è il motivo per cui siamo lì, aiutare la Chiesa a comprendere che non abbiamo una fede cieca, abbiamo le vere scritture e vediamo che il mondo conferma la verità che c'è nelle scritture. E possiamo difenderci così dalle diverse domande scettiche che troviamo ai nostri tempi. Vogliamo che la gente conosca e possa essere in grado di rispondere a queste domande per far riferimento con sicurezza al Vangelo di Gesù. Non è incoraggiante questo? Sì. Vero? Ok. Perciò addentriamoci nel discorso. Che cos'è lo gnosticismo? Beh, sai, lo gnosticismo è un'antica religione. Ok.
ed è comparsa intorno al primo periodo della prima chiesa, proprio subito dopo l'epoca dei discepoli. E vediamo che ci sono questi tre punti principali a cui possiamo fare riferimento riguardo allo gnosticismo. Prima di tutto, lo gnosticismo riguarda il fatto di avere un'alta conoscenza. Perciò tu hai questa conoscenza dentro di te e puoi arrivare ad una conoscenza della verità, che è una cosa molto differente da ciò che dicono le scritture. Perché noi abbiamo la verità rivelata che ci è stata data da Dio. Non abbiamo la verità che proviene da noi. Questa è una grossissima differenza. A dire il vero, possiamo notare questo concetto inserito in molte religioni, e in effetti persino nelle chiese cristiane, che hanno questa conoscenza interna e questi tipi di cose. Sì. Ma la verità proviene dalle scritture. Okay. E poi, in secondo luogo, lo gnosticismo crede che la materia sia malvagia. Okay. Perciò, sai, ogni essere umano ha lo stesso problema. Guardiamo questo mondo e vediamo cose brutte. Sì. Vero? Certo. Morte e distruzione, malattie... Malattie, cancro e altre cose. Cose terribili, sì. Tempeste, come accadono spesso. Certo. Sai, perché accadono? Come rispondere alla domanda e alla sofferenza del mondo? Perciò, se c'è la morte e la sofferenza, come potrebbe esserci un Dio buono? Hai mai sentito questa domanda? Certo. Perciò, gli gnostici danno delle risposte al riguardo. Dio deve essere buono, quindi Dio, che deve essere un Dio buono, probabilmente non ha potuto creare queste cose, e ci sarà quindi per forza un altro Dio che segue a questo, un Dio che non è tanto buono. Oh. E poi un altro Dio ancora, si definisce Demiurgo, finché si arriva poi ad un Dio che è molto lontano dal Dio buono, che ha la capacità di creare il mondo con tutto il male all'interno. E loro credono che questa, la materia di questo mondo, sia malvagia. Perciò abbiamo questi tre punti: una conoscenza superiore, cioè due punti, conoscenza superiore e che la materia è malvagia. Okay. Questo proviene dal capire la risposta a quella domanda, e come risultato di questo non c'è modo di poter credere che Gesù sia venuto nella carne, perché se la materia è malvagia, come potrebbe Dio venire nella carne? Venire nella carne, perché questo significherebbe essere fatti di materia. Bene, gli gnostici negano che Cristo sia Dio e che sia fatto uomo. Ok. Ora, ti faccio notare come ci siano delle grosse similitudini tra lo gnosticismo e il sistema di credenze evoluzioniste. Ah, ok. E questo rende rilevante nello specifico quello di cui parliamo in questo programma. Infatti, sai, non è nuovo il fatto che vediamo queste cose e la gente prova sempre a rispondere a queste domande storiche. Giusto. E l'evoluzione, come sai, tende a fare una cosa simile. E se io dico questo riguardo l'evoluzione, allora sto dicendo che l'evoluzione è un sistema di credenze religiose. Ok, e questo è molto importante. E la gente avrà un sacco di problemi al riguardo. Guardiamo Atti al capitolo 17. Sai che Paolo va nell'Areopago? Sì. E Paolo parla dell'Iddio sconosciuto e poi indirizza le persone verso il vero Dio, no? Giusto. E anche alcuni filosofi epicurei e stoici conversavano con lui. Alcuni dicevano: che cosa dice questo ciarlatano? E altri: egli sembra essere un predicatore di divinità straniere, perché annunciava Gesù e la risurrezione. E le persone che facevano domande erano epicurei e stoici. Sì. Ora, gli stoici erano deterministi, credevano che tutto si determinasse, credevano che tutto fosse un evolversi, non potevi farci nulla. Tutto questo era un fatto certo. Sì, quel che sarà, sarà, sai, quel che siamo lo saremo. Sì. Gli epicurei, invece, credevano che ci fossero delle cose, delle particelle chiamate atomi, che venivano continuamente rimodellate. E parlavano di qualche cosa simile, quasi uguale alla teoria del Big Bang. Perciò, perciò gli epicurei credevano in alcuni processi di sviluppo che potrebbero essere descritti come quelli degli evoluzionisti. Ok. Quello era il loro sistema di credenze, quindi l'evoluzione non è una realtà recente. È vero. L'evoluzione si presenta con un nuovo aspetto a causa di Darwin. Ok. Ma l'evoluzione è una filosofia religiosa che è stata scoperta da moltissimi anni. E infatti, e quando riprendiamo alcuni filosofi greci, filosofi dell'antica Grecia, e persino prima di Aristotele, hanno proposto che forse la vita avrebbe potuto generarsi da un miscuglio di fango.
Sai, ci sono enormi quantità differenti di sistemi di credenze. Se si guarda al vicino Oriente antico troveremo delle cose simili. Lotte tra gli dèi dove uno viene tagliato a metà e nasce il mondo. Sì, ci sono tutti questi sistemi di credenze. Perciò stai dicendo che l'evoluzione è una teoria. E guardiamo la creazione. Diciamo, nel principio Dio ha creato. Sì. L'evoluzione però, in quanto teoria, non proviene da quest'uomo, Charles Darwin. No, no. La teoria evoluzionista si è radicata moltissimo tempo prima di lui. Darwin rappresenta la comprensione moderna dell'evoluzione per il fatto che lui ha visto quello che tutti noi vediamo, cioè la speciazione. Certo, certo. Questa è una scienza osservazionale. Darwin ha preso una scienza osservazionale e l'ha aggiunta ad un sistema di credenze. Ok. Un qualche cosa che non ha potuto osservare, ciò che non possiamo vedere. Ha osservato l'especiazione, ma non ha potuto vedere l'evoluzione di una specie di animale in un'altra specie. Giusto. Perciò credo che dovremmo dire, sai, questo gnosticismo non si trova nella Bibbia. A dire il vero dovrei dare una risposta su come venga collegato all'evoluzione. Certo. Perciò il sistema evoluzionista crede che questo sia il modo in cui la realtà sia sempre stata. È sempre stato così. Già. Morte e sofferenza, malattie, spargimenti di sangue. Anche il sistema gnostico dice che il nostro mondo non è mai stato creato in modo perfetto. Gli gnostici dicono che la materia è malvagia. Entrambi negano una creazione al principio che fosse buona. Ok. Perciò ritroviamo questo concetto. Entrambi rinnegano la rivelazione della verità. Certo. Che ci è stata data da Dio. Come dire, io ne so più di te, meglio di te. Ti dico cosa è accaduto nella storia. Ecco, ed è in questo modo. Beh, possiamo ricondurre il tutto al principio, nel giardino, dove il serpente ha detto, sai, la storia, ha detto ad Adamo ed Eva, sapete, voi potete essere come Dio, voi potete avere tutta quella conoscenza. Sì, già. E loro hanno detto, forse è così, forse possiamo mettere in dubbio il semplice comandamento del nostro Dio e possiamo decidere noi che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. Sì. E questo ha dato vita a una reazione a catena. E poi arriviamo fino a Charles Spurgeon, il quale è conosciuto come il principe dei predicatori. Aveva alcune idee diverse dalle nostre, ma una delle cose che ha detto era questa. Pensava che le moderne teorie dell'evoluzionismo fossero un tentativo di sfuggire al vero pensiero di Dio, affinché l'essere umano potesse decidere da sé. Un'alta conoscenza, sì. Una conoscenza interiore. Dobbiamo fare attenzione a questo. Se la nostra conoscenza non è in accordo alla parola di Dio, ci stiamo sbagliando. Giusto. Se siamo in accordo, se una filosofia è in accordo con la parola di Dio, non avremo bisogno della filosofia perché abbiamo la parola giusto. Di Dio. Perciò in pratica la verità di cui abbiamo bisogno è la parola di giusto. Dio. Perciò vediamo che c'è una cospicua parte della conoscenza della teoria evoluzionista o delle filosofie che parlano di un'alta conoscenza che afferma che la comprensione della materia include sempre la morte, no? Malvagità, distruzione, sai, il male, dove abbiamo il rifiuto di una creazione che nel principio è stata molto buona. Ok. E se appoggi queste idee, alla fine sarai spinto a rinnegare Gesù. Ho capito. Ora, lo gnosticismo è comparso dopo che l'apostolo Giovanni scrisse le sue epistole. Ma da quello che Giovanni dice, sembra che questo gnosticismo stesse prendendo forma. Perché Giovanni parlava alle persone che erano in chiesa, che si trovavano fisicamente in quel posto. Ok. Però queste persone avevano abbandonato la chiesa, non erano più del loro gruppo. Perché hanno abbandonato il gruppo? Leggiamo in Prima Giovanni 4, dice ogni spirito che riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. Ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio, ma è lo spirito dell'anticristo. Voi avete sentito che deve venire e ora è già nel mondo. Queste persone negavano che Gesù fosse venuto nella carne. Ah, ecco. Credo che Giovanni stesse parlando ad una chiesa che si confrontava con delle credenze differenti che erano intorno a loro. È molto ecco le origini di questo tipo di pensiero gnostico. Ok, allora, si ha a che fare con la carne. La carne è fatta di materia. La materia è intrinsecamente malvagia, allora Gesù come avrebbe potuto venire? Infatti, c'è stato un uomo ai tempi dell'apostolo Giovanni, si chiamava Cerinto, che è conosciuto per ciò che viene chiamato docetismo. E quest'uomo credeva che non ci fosse modo che Dio potesse venire nella carne. Credeva che lo Spirito fosse sceso su Cristo per far adempiere il suo ministero e poi se ne fosse andato. Quest'uomo prova a portare delle spiegazioni su Gesù che non sono bibliche. Giusto. Perciò dobbiamo fare attenzione alla verità che proviene dalle scritture. Ok.
Certo. Perciò Giovanni scrive riguardo ad un concetto al quale dobbiamo necessariamente ritornare. Certo. Così possiamo leggere nel primo capitolo del suo Vangelo e poi nella sua prima epistola, dove dice questo. Okay. Nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio, ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Nella prima lettera di Giovanni leggiamo questo. Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato. Perciò i passaggi letti in Giovanni 1 e in prima Giovanni ci fanno comprendere che Gesù ha creato tutte le cose e che è venuto nella carne, che è stato reso testimonianza ed è una verità storica. Dice che dal principio abbiamo visto Gesù con i nostri occhi. Con i nostri occhi. Lo abbiamo toccato, lo abbiamo ascoltato. Sì. Lui era al principio. Sì. Non soltanto qui adesso. Già. Gesù c'era dal principio. Questa è una verità rivelata. Ok. Rivelata riguardo a Gesù e alla sua testimonianza storica. Giovanni scrive lì, io infatti l'ho visto, non proviene da una conoscenza interiore. Ok. Non proviene da qualche altra cosa. Questo è Gesù. Sì. È venuto nella carne. E sai cosa stiamo tentando di fare con la creazione nel ministero Risposte alla Genesi? La stessa cosa. La Bibbia ci dà una spiegazione storica della creazione. Giusto. Riguarda il fatto che possiamo vedere e toccare il mondo e che possiamo infatti vedere che l'evidenza di questo mondo conferma la storia che si trova nella parola di Dio. Ok. Non abbiamo bisogno di appoggiare qualcuno che abbia un'alta conoscenza, no? O per comprendere perché c'è la morte e la sofferenza nel mondo. Possiamo comprendere che questo mondo è stato creato in modo molto buono, senza difetti. Morte, sofferenza, malattie e qualsiasi altra cosa del genere è in realtà stato il peccato dell'uomo a portare tutto questo. Perciò, in altre parole, da dove proviene tutta la morte e la sofferenza? Al principio tutto è stato creato molto buono, ce lo dice la Bibbia. Sì. E siamo stati noi a fare i danni. La colpa è nostra, è il peccato dell'umanità che porta la distruzione, la morte. Giusto. E da quel momento in poi abbiamo dovuto affrontare queste cose. Sì, perciò Dio ha creato i cieli e la terra e li ha definiti molto buoni. Okay. Perciò penso che... Ma dimmi una cosa. Che cosa sai della natura di Dio? Come ad esempio, quanto buona è la sua natura? È perfetto. È perfetto, giusto? Ma certo. È santo e senza macchie. Certo. Credi che Dio abbia definito qualche cosa che ha fatto molto buono che probabilmente rifletta la sua natura? Ok, sì. Perciò questo mondo non ha vissuto sempre morte, distruzione, malattie, spargimento di sangue e cose simili. Questo mondo è stato creato al principio così, secondo me, perché le parole molto buono sono un riflesso della natura di Dio che ha fatto la natura perfetta. Perciò ci sono dei segnali che ci portano a questa conclusione descritta nella Genesi, al principio della creazione. Giusto. È una storia che è stata rivelata da Dio e che ci dà una risposta a domande come ma da dove provengono tutte queste brutte cose? Ok, e quindi noi siamo fatti a immagine di Dio, ma ci è stata data la possibilità di scegliere. Possiamo decidere da noi stessi. E potresti darci una breve spiegazione al riguardo? È lì il momento in cui le cose ci sono sfuggite di mano e noi dobbiamo essere in grado di scegliere da noi se seguirlo o no. Beh, nel giardino, Adamo ed Eva potevano decidere se obbedire o meno. Dio non li ha creati senza la capacità di poter obbedire. Okay. Hanno avuto la capacità di obbedire a Dio e Dio gli aveva dato un solo comandamento. Infatti Adamo ne era responsabile perché il comandamento era stato dato ad Adamo. Sì. Non mangiate dell'albero della conoscenza del bene e del male, perché il giorno in cui lo farete... Certamente morrete. Morrete. Adamo, per il fatto di aver dato ascolto alla creazione, alla creatura, al serpente, piuttosto che ascoltare il creatore. Sì, è vero. Adamo ha scelto. Questo è stato il suo primo peccato. Sì. L'orgoglio. Voglio credere quello che voglio credere. Adamo ha mangiato quel frutto. Sì, è accaduto. E da quel momento, sai, è meraviglioso il fatto che proprio dopo questo evento sentiamo Dio che parla di un seme che arriverà. E sai come c'è scritto? Tu ferirai il calcagno ma ti verrà schiacciato il capo. Ed immediatamente fa riferimento alla soluzione di questo problema, che è Gesù Cristo,
venuto nella carne. Sì, la profezia. Dio non ha creato la materia con il male. Giusto. Dio è venuto nella materia. Dio è venuto nella carne e ha preso la condanna su di sé al posto nostro. Meraviglioso. Ce lo dice, ci dà un comandamento dato a tutti, credere a Gesù Cristo. Sì, ok, dunque, quando guardiamo alle differenti scelte, ripetiamo, in molte scuole pubbliche e in molte università, se accendiamo la televisione e vediamo un programma sulla natura, non importa quello che vediamo, sembra che ci venga insegnato che tutto quanto sia il risultato di una scelta casuale. Il Big Bang. Il Big Bang, miliardi di anni. Si parla, sai, di 15 miliardi di anni. In quel tempo è accaduto il Big Bang. Le stelle, 10 miliardi di anni. Il Sole, 5 miliardi di anni. La Terra era un globo di massa fusa incandescente. In qualche modo l'acqua si forma sulla Terra e in qualche modo la vita proviene da forme senza vita. E ha dato vita poi a nuovi sistemi che in qualche modo hanno portato ad un altro tipo di animale, finché non arriviamo alle scimmie, alle creature e alla fine agli esseri umani. Ha funzionato sempre in questo modo. C'è sempre stata la morte e la sofferenza. Le idee hanno delle conseguenze. Cioè, queste idee vengono insegnate nelle scuole pubbliche ai nostri figli. E viene detto loro, è così che funziona. È un tipo di religione agnostica. È giusto. E le conseguenze sono pensieri come, non c'è speranza in questa vita. Che senso ha? Quando morirò non ci sarà niente. Sì. È orribile. Ma non vogliamo andare troppo fuori tema, ma ci sono persone che dicono, forse possiamo introdurre quello che vediamo qui nel racconto della Genesi. Ce ne sono di persone che dicono così. Dico il mio pensiero, credere nell'evoluzione e mettere questo concetto nella Bibbia, sì, questo è un problema. Stanno prendono in prestito una visione naturalistica che prova ad imporsi sulla visione biblica. Okay. Questo vuol dire imporre un'alta conoscenza ad una verità rivelata. Ok, se crediamo che la Bibbia sia la parola di Dio ispirata, perché dovremmo tentare di iniettare della conoscenza umana? Nella parola di Dio. Nella parola di Dio. Questo è chiaro. E poi, quando vediamo, diciamo, la creazione della Terra circa 4,5 miliardi di anni fa, alcuni dicono, sì, e leggiamo il testo biblico, leggiamo che la Terra è stata la prima cosa creata. Sì, ci sono moltissime cose su questo concetto. La cronologia non è esatta. Il Sole, le stelle prima della Terra, ma questo non è quello che dice la Bibbia. Come sai, la Terra era un globo fuso incandescente, coperta all'inizio da acqua. E sai, tutte queste teorie sono completamente contrarie alla Bibbia. E dico che se provi a imporre un pensiero evoluzionista del tipo di milioni di anni nella Bibbia, quello che stai facendo è imporre una buona parte del punto di vista gnostico nella Bibbia. Un'alta conoscenza. Stai dicendo che la materia è malvagia, perché è stato sempre così. E stai parlando della natura di Dio che ha creato le cose. È meglio stare attenti. Perciò se vuoi sostenere questa visione, allora questo ti porterà alla fine a delle cose molto strane e pericolose riguardo al Vangelo. Sì, pensando a chi sia Gesù, cosa ha fatto, perché c'era bisogno che morisse, tutte queste cose sono importantissime. Ora, abbiamo ancora un paio di minuti. Quando pensiamo all'evoluzione in quanto religione, ripetiamo, questo è un argomento scottante, vorrei che lo descrivessimo brevemente, perché la gente dice l'evoluzione non è una religione, sono dati certi, sai, abbiamo la scienza che lo verifica, però vediamo che ci sono diversi tipi di evoluzione. Quando pensiamo ai dati certi, parliamo di evoluzione stellare. Hai mai visto una stella formarsi? E quando parliamo delle molecole all'uomo, non abbiamo mai visto una specie di animale mutarsi in un'altra specie. E né tantomeno un altro animale, un antenato di tipo scimmia, mutarsi in un uomo. Possiamo comprendere perciò che la credenza evoluzionista è una fede. È così. Sono contento che tu l'abbia detto. Non si tratta solo di evoluzione biologica in cui credono le persone. C'è l'aspetto evoluzionista, teologico, astronomico, biologico. Se ci credi in tutte queste cose e vuoi imporle alla Bibbia, devi mettere milioni di anni di morte, di sofferenza, spargimento di sangue, migliaia di queste cose prima dell'esistenza dell'uomo. Quando Dio dice che ha creato l'uomo a sua immagine e ha definito la sua creazione molto buona. Questo è un bel problema. Semplicemente non va. Hai fatto molte ricerche al riguardo e abbiamo potuto trattarne alcune di queste oggi. Hai fatto un DVD chiamato Milioni di anni, la nuova pericolosa religione, giusto? Apprezziamo il tuo contributo alla comunità per comprendere tutti questi problemi, perché credo che sia importante che noi abbiamo tutte le risposte e comprendere da dove proveniamo. Perciò grazie Steve per essere venuto. Grazie a te. Alla prossima.
Come abbiamo visto, molti filosofi tentano di influenzare il nostro modo di pensare riguardo le parole della Bibbia, e questo include anche il nostro modo di pensare al nostro Salvatore Gesù Cristo, colui che era ed è il Creatore. Vedi, tutte le cose sono state fatte da Lui e per Lui. Questo significa anche te ed io. In tutta la storia, infatti, dal principio, il Creatore si è reso disponibile per tutti coloro che lo invocano. Il libro di Ebrei nel Nuovo Testamento ci dice che Lui è il ricompensatore di coloro che lo cercano diligentemente. Dio desidera che facciamo parte della sua famiglia. C'è solo una cosa che può intralciare questo, il peccato. Vedi, le scritture ci informano che tutti hanno peccato e sono decaduti dalla gloria di Dio, ma Gesù ha fatto qualcosa per questo. Alla croce ha pagato per la condanna dei nostri peccati. In quanto esseri intelligenti abbiamo la capacità di chiedere perdono e far parte della sua famiglia. Lui desidera il meglio per noi. Non hai mai accettato Gesù Cristo nella tua vita? Ti invito a farlo adesso. Lui sta alla tua porta e bussa e ha qualcosa molto speciale che vuole darti: il dono della vita eterna. Qui è David Reeves, e fino al prossimo episodio vorrei che continuaste a guardare in alto, perché veramente i cieli dichiarano la gloria di Dio.